Grazie, padre Nanni. Io chiedo a Stefano Campanella, che è direttore di Teleradio, Padre Pio, tra l'altro in questi giorni, un grande evento, ostensione perpetua di Padre Pio, della Sala. Cosa sta succedendo adesso lì a San Giovanni Rotondo? Cioè, come alla radio sarete stati invasi oramai ancora di più dalle telefonate, dalle richieste, e quanto il messaggio di Padre Pio si è fatto più forte in questi giorni? Ricordiamoci che lui diceva: farò più rumore da morto che non da vivo. Approfitto della domanda per rispondere insieme alla domanda anche a quello che è il quesito che mi sono posto leggendo il libro, e cioè qual è il fine essenziale. E ad entrambe le questioni si può rispondere con un'unica parola, che è segno. Il corpo di Padre Pio, che i frati hanno deciso di esporre permanentemente, rappresenta un segno. Quel corpo ha vissuto fino al 1968, è stato il corpo di un uomo che, come tutti gli uomini, ha avuto i limiti umani, e anche dopo la morte. Io ho letto il fatto che il corpo di Padre Pio non sia stato trovato intatto come tutti speravamo, me compreso, quasi come un messaggio per far capire che è stato il corpo di un uomo, per cui è stato trattato il corpo nelle condizioni in cui è stato trovato. E quindi, come uomo, lui si è santificato, a prescindere dai tanti doni soprannaturali di cui lui, come Natuzza, in maniera straordinaria, mi sono fatto un elenco e credo che una concentrazione così fitta di doni in due persone, magari chi esprimeva più l'uno e più l'altro, anche se anche su queste quantità non si può dire nulla perché si basano sulle testimonianze. Può darsi pure che, per esempio, Padre Pio vedesse molti più defunti di quanti poi le testimonianze ci hanno rivelato. In ogni caso, al di là dei doni, il messaggio essenziale che queste due persone ci danno è che ciascun uomo può santificarsi. Non sono i doni che rappresentano la via della santità. E questo poi ce l'ha spiegato molto bene un papa che è stato vicino all'uno e all'altra, a Padre Pio e a Natuzza, Giovanni Paolo II, che nella Novo Millennio in Eunte, ripescando una frase che era un titoletto della Lumen Gentium, ha ricordato a noi del terzo millennio la vocazione universale alla santità. Però purtroppo non tutti hanno una fede forte. Ci sono coloro che sono come tanti Tommaso, che hanno bisogno di mettere, o perlomeno di pensare di dover mettere il dito nella piaga delle mani o la mano nella piaga del costato. C'è chi ha una fede debole e ha il diritto, come chi ha una fede più forte, di farsi santo. Come si è fatto santo Tommaso, hanno diritto anche tanti che hanno una fede debole come la sua. Ecco l'importanza del segno. Il corpo di Padre Pio è un segno, i fenomeni mistici di questi due uomini di fede sono dei segni che credo, come dice Gesù prima di ascendere al cielo, preannunciando che anche gli apostoli avrebbero compiuto i segni, debbano accreditare un messaggio. E quindi la cosa che più mi ha colpito positivamente del libro di Luciano è che lui, pur mettendo questi fenomeni insieme che uniscono entrambi, non si è fermato al segno, è andato oltre, ha cercato di capire il messaggio che questi segni devono accreditare. Ed è il messaggio della preghiera, ed è il messaggio del perdono, che sono dei messaggi che possiamo sposare tutti noi. Poi c'è un livello un po' più alto, dove magari forse noi non possiamo arrivare, e qui dobbiamo capire che il significato della parabola dei talenti, no? Magari noi abbiamo ricevuto un talento, loro cinque, però noi siamo chiamati a restituirne due.
Loro che ne hanno avuti 5 ne hanno restituiti 10 perché insieme a questi atteggiamenti di carità evangelica hanno avuto la forza attraverso la grazia della sofferenza vicaria di cui parlavamo prima, che non è facile da portare avanti se non con la grazia. E quando parlo di sofferenza non parlo solo di quella fisica, perché entrambi hanno avuto malattie, hanno avuto persecuzioni che li hanno fatto soffrire anche dal punto di vista psicologico, ma hanno avuto anche la forma più acuta di sofferenza, che Luciano ha evidenziato in entrambi, la notte oscura, che credo da quel po' di mistica che ho potuto leggere il dramma più atroce, perché è come vedere la cosa più bella che esiste al mondo e poi di colpo si viene privati di ciò che è più bello, e in quel momento si prova l'assenza di ciò che riempie completamente la vita. Immaginate il dramma che hanno vissuto queste persone quando Dio, dopo essersi rivelato attraverso visioni personali o attraverso visioni della Madonna, degli angeli, eccetera, poi scompare e lascia queste persone nella prova dell'aridità in attesa di poter rivedere quello che è il loro sommo bene. Per cui ecco, alla fine, ecco, nella parola segno troviamo il motivo dell'ostensione e troviamo il significato profondo che io ho letto in questo libro. Professore, allora lei è un figlio spirituale di Natuzza, lei l'ha conosciuta, qual è innanzitutto il ricordo che ha di Natuzza e il messaggio che secondo lei entrambi i due mistici, sia Natuzza che Padre Pio, ci hanno voluto lasciare? Beh, guardi, io penso che parlare di mamma Natuzza non sia facile e l'impresa diventa ardua, perché è difficile tradurre in parole l'emozione dell'esperienza. Io credo che rendere una testimonianza, almeno per me, credo sia necessario ed obbligo, no? Ma ben altra cosa, secondo me, è riuscire a trasmettere, a rendere vivo e carico di emozione un messaggio attraverso la descrizione di una foto ormai non più disponibile e forse per molti in un passato vista da lontano, no? Perché essa richiede la capacità, soprattutto la forza, il tormento, no? E la ricerca della vista che dà sul mondo vero e soprattutto la grossa capacità di saper tradurre o di saper trasferire sul piano concettuale contenuti emozionali. Richiede soprattutto la capacità di indurre l'altro alla riflessione, all'analisi necessaria dei contenuti. Richiede la naturale propensione all'empatia e per chi ascolta la possibilità di saper cogliere la fluidità dell'esperienza nell'armonia sincera di chi la esprime indegnamente. Per me lei è stata e sicuramente ha rappresentato un po' il carburante che ha alimentato il mio motore, la forza che mi ha sostenuto e accompagnato. Io ho avuto sicuramente con lei un rapporto viscerale, profondo, oserei quasi dire di patologica sana dipendenza. Pensi che per oltre 10 anni, quasi settimanalmente, la Salerno-Reggio Calabria è stata per me la strada di casa e mi sono accorto della distanza solo dopo che è morta. E in tutti questi anni mi sono sempre posto come un osservatore attento, vigile, come una telecamera perennemente accesa, nel desiderio costante di raccogliere e archiviare il più possibile. Sicuramente l'emozione del mio ultimo incontro con lei è direttamente proporzionale alla grande emozione del mio primo incontro. È stata per me sicuramente una grande maestra di vita e professionalmente parlando una grande scuola di psicoterapia. Mi ha insegnato a saper entrare nei meandri più oscuri del mio animo. Mi ha insegnato soprattutto a sapermi guardare senza sovrastrutture e mi ha insegnato soprattutto a saper riconoscere la sofferenza dell'altro
facendola passare attraverso la consapevolezza e l'accettazione della mia, no? Come a dire, impara a sentirti per poter sentire. E non mi ha mai fatto sconti, anche quando magari nel corso degli anni, no, è capitato che lei mi segnalasse per qualche paziente, per qualche sua necessità, per me non è mai stato un motivo di vanto, bensì un motivo di grande responsabilità e soprattutto una grande sofferenza, anche perché ben presto mi resi conto che in realtà quelli che lei mi inviava erano dei pacchi costruiti a tavolino, no? Perché il paziente, nel portarmi un suo problema, mi metteva di fronte a un mio problema, come a dire, voglio vedere come fai ad aiutare questa persona se non provi prima tu un attimo a risolvere i tuoi problemi. Cioè lei mi invitava continuamente alla formazione, mi invitava continuamente a migliorarmi, mi ricordava sicuramente la grande responsabilità che mi assumevo nei confronti del paziente, come a dire, il livello di miglioramento che tu puoi apportare nell'altro è direttamente proporzionale al tuo livello di crescita. In tutti questi anni lei mi ha parlato sempre di formazioni, di catechesi, e devo dire che spesso ha provveduto anche lei. La sua morte è stata per me un trauma annunciato, insomma. Ne avevamo parlato tante volte insieme e più volte lei mi aveva rassicurato, tranquillizzato, non ti preoccupare, ci sarò sempre, eccetera. E ovviamente io credo in questa cosa, però sono anche umano, per cui quando è successo mi sono tuffato nel lavoro in un modo, devo dire, disperato, ben consapevole del fatto che prima o poi avrei dovuto fermarmi, che non potevo continuare ad andare avanti facendo finta che non fosse successo nulla. E quando in realtà questo è successo, mi sono scoperto come, ritrovato come un bambino abbandonato, pieno di paure. Mi sono aggrappato ai ricordi, come dico io, mi sono aggrappato alla finestra nel tentativo si potesse chiudere. Avevo paura di dimenticare, avevo paura di dimenticarla. E per questo devo ringraziare Padre Michele Cordiano, che mi dispiace non sia qui oggi, ovviamente per impegni, perché mettendo da parte il suo dolore mi è stato particolarmente vicino, mi ha aiutato soprattutto a rimettere a posto le cose. Io credo che oggi la Fondazione, attraverso le sue opere e il suo operato, rappresenta oggi più che mai, no? L'esternazione del messaggio della mamma, e a cui tutti noi dovremmo un po' uniformarci, condividendo nelle regole, rispettando i messaggi, eccetera. Come diceva Adriana, al di là dell'aspetto cristiano-cattolico, io credo che il messaggio di Mamma Natuzza sia innanzitutto un messaggio di alto profilo etico-morale. I suoi insegnamenti racchiudono ed abbracciano in sé i principi e le strategie più importanti di tutta la pedagogia internazionale. La scoperta dei valori più importanti ed essenziali, il recupero della dignità umana e del rispetto prima per se stessi e poi per gli altri. La centralità del proprio essere come creatura che si muove nel mondo scevra da ogni forma di condizionamento e come contenitore aperto alle più sane esperienze di vita. Hanno sicuramente rappresentato e rappresentano, insieme ad aggettivi purtroppo oggi banali come l'umiltà e la carità, l'apice della sua pedagogia spirituale ed educativa. Non era mai bigotta, era sempre aperta e disponibile all'accoglienza. Conosceva i vizi, le nostre distrazioni, conosceva i nostri difetti e con una grande disponibilità materna, con una grande discrezione, sempre attenta a non scalfire la nostra autostima, apportava i correttivi ai nostri comportamenti senza neanche che ce ne accorgessimo. A volte in quell'alone di mistero, nella sua accoglienza, appariva ferma e decisa, perché lei sapeva tutto di noi, lei ci guardava dentro, non ci faceva mai sentire giudicati e soprattutto mai sbagliati, si era sempre in tempo per recuperare, ci accoglieva con un sorriso, in genere ci salutava con un grande sorriso, è vero che sacrificava se stessa per aiutarci. Nella vita tutte le ambizioni, tutte le aspirazioni potevano e sono legittime, perseguibili anche senza il compromesso. L'importante era non mettere mai la propria vita nelle mani dell'altro, se non di Dio, in un atto di vero affidamento. Per cui parlare di lei oggi per me non significa necessariamente dover raccontare le storie personali, significa sostanzialmente trasmettere il messaggio di amore fondamentale. Significa trasmettere la possibilità di cambiamento.
anche perché il privilegio dell'esperienza vissuta difficilmente diventa condivisibile se non passa nell'altro la percezione dei nostri tentativi di cambiamento. Partire dalle storie non sempre paga, almeno per me, perché io credo che l'euforia e le emozioni spesso non reggono sul piano della comprensione. Ed è importante anche sottolineare che per Mamma Natuzza tutti eravamo speciali, no? Sostanzialmente. Ogni incontro per lei era particolare perché era l'incontro sostanzialmente con un'anima. Lei non ha lasciato segreti, lei ci invitava a vivere la vita vera, a cogliere e godere delle cose essenziali. Lei ci invitava, pur riconoscendoci la libertà di decidere, a sapere apprezzare le emozioni vere. E sicuramente possiamo dire che Mamma Natuzza, nella sua umiltà, nella sua infinita straordinarietà, era una donna perfettamente inserita nell'ambiente e nel mondo in cui ha vissuto. Il suo modello comportamentale, la mimica, l'eloquio rappresentavano un modello di coerenza e di semplicità assoluta. La veridicità delle sue affermazioni, la forza dei suoi insegnamenti passavano attraverso la sincronia dei suoi movimenti e del suo agire. La visione era quella di un essere profondamente ed infinitamente centrata nel suo credo. Lei conosceva profondamente la psicologia del suo interlocutore, no? Persona semplice, umile, ispirata, conosceva profondamente la persona che aveva di fronte e con ognuno apportava le giuste modalità. Spesso alla stessa domanda formulata anche da due persone contemporaneamente non corrispondeva mai la stessa risposta. Ad ognuno riservava la risposta più giusta e necessaria per quel momento e per la sua necessità. E con ognuno le modalità erano differenti. E spesso con un osservatore attento, sensibile, adottava un sistema di comunicazione che passava attraverso l'utilizzazione di più canali contemporaneamente. La mimica, il movimento delle mani, lo sguardo, e tutto per rafforzare e riuscire a trasmettere con maggiore intensità il contenuto delle sue risposte. E con ognuno le modalità erano differenti e spesso quello che se ne ricavava era un gioco meraviglioso, un'armonia meravigliosa di semplicità, umiltà, carità, all'interno di una visione, di una semplicità disarmante, perché tutto parlava in lei, compreso il silenzio. Lo sguardo sostanzialmente era intenso e non sempre era possibile comprendere il contenuto delle sue risposte, non sempre i significati apparivano chiari all'istante. Spesso le cose le si capivano col tempo e chissà quante altre cose dovremmo ancora comprendere. Forse lei ci lasciava semplicemente liberi di decidere se comprendere oppure meno, perché il concetto alla base della sua affermazione, del suo pensiero sostanzialmente, era che la verità passa sempre ed esclusivamente attraverso il sacrificio, la rinuncia e la volontà. Lei sapeva, lei non diceva, lei ci metteva nella condizione di comprendere, ma solo se convinta che poteva. La sua più grande forza, il suo più grande miracolo è stato quello sicuramente di averci fatto incontrare l'amore, cioè lei ci ha aperto la finestra che dà sul mondo vero. Io sostanzialmente ritengo che l'amore che Mamma Natuzza sentiva per Cristo rappresentava in realtà l'esternalizzazione di un processo di introiezione e di incorporazione dell'amore per il suo Vangelo, vissuto e sentito come amore vivo, fino a porsi nella realtà e ad agirlo come sua immagine fedele. Il suo sì incondizionato a Cristo si esprimeva principalmente come processo di fusione e simbiosi per la sua dottrina, fino a divenire essa stessa generatore d'amore. Questo per dire sostanzialmente che al di là di ogni forma di sovrastruttura, Mamma Natuzza la sua fede agiva liberamente, molto semplicemente. Cristo rappresentava il contenitore del suo agire, rappresentava il motore del suo amore primario.